stata finora un rullo compressore, è stata finora l'autentica dominatrice del campionato. Lo United Aprilia vuole continuare la propria fuga nella settima giornata di campionato Under 21 regionale Girone C, ma non sarà facile contro l'FC Cisterna, distante solo 4 punti dalla capolista. Dal Palarosselli di Aprilia un cordiale buonasera da Enrico Pasquali. Poi c'è il tiro in porta, il primo della partita per quanto riguarda l'FC Cisterna, azione che non è finita. Attenzione intanto a questo diagonale vincente da parte del numero 13 Pellissari, che porta all'alba della gara in vantaggio la propria squadra. Cisterna dunque avanti 1-0 dopo 2 minuti. Punta l'avversario violetto, prova questo surplus, mette al centro il pallone e c'è subito l'immediato pareggio da parte dello United Aprilia. Ha segnato Macheda, ma gran parte del merito di questo gol va a Violetto. Violetto all'indietro per Mieli, la staffilata di Mieli, il pallone sul fondo, il pertugio per filtrare in mezzo alle maglie dello United. Attenzione a questo raso terra, adesso dovrebbe cercare di velocizzare un po' i tempi. Macheda, la sventola di Macheda, gran gol da parte del numero 12 dello United Aprilia, che porta in vantaggio la sua squadra. Il destro di Contarino, la risposta da parte di Cirilli, non un granché rilancio del portiere Cirilli. Attenzione a Contarino, prova a ubriacare di finta l'avversario, altro tiro in porta che è stato scoccato da Leone, ma Contarino guadagna al centro. Contarino, pallone dentro e poi non riesce Leone a segnare. Ancora Violetto, non passa Violetto, 2 contro 1 in favore dell'FC Cisterna. Contarino, Contarino mette dentro, prodigioso salvataggio da parte di Spinelli. È uno schema, Contarino il destro e il pareggio da parte dell'FC Cisterna al crepuscolo del primo tempo. Rincorsa da parte di Contarino, il destro e gol, 3-2 per l'FC Cisterna in un amen. Macheda che ha segnato uno splendido gol, ancora Macheda, Macheda con il sinistro, trova subito il pareggio in avvio di ripresa. Che gol da parte di Macheda, un diagonale che si è infilato sul secondo palo. Vediamo se riuscirà a arrotondare ulteriormente il proprio bottino con questo calcio di punizione. È proprio lui a partire, il destro violento sotto l'incrocio, un altro gol spettacolare, favoloso da parte di Macheda. C'è anche Cannizzaro, attenzione a questo pallone al centro e non è riuscito da due passi questa volta Macheda a correggere il passaggio di Leonardi. Attenzione intanto a questo destro da parte di Capasso. Leonardi, Macheda, Macheda e prova la conclusione. Macheda respinge di piede, in questo caso Fanesi, correggere il pallone. Omar, attenzione a questo sinistro, splendida parata da parte di Cirilli sul tiro da parte di Mario. Il tocco verso Macheda, Macheda sfida Omar, Macheda con il sinistro e poi ancora un intervento decisivo da parte del portiere Fanesi. Omar, suggerimento verso Troiano, il destro e il palo, sfortunato Troiano, aveva fatto tutto bene. Pressione intelligente da parte dello United, rimpallo che favorisce però Di Mario, Di Mario dentro e arriva il gol da parte della formazione dell'FC Cisterna, che pareggia dunque conti con Troiano. Regge ancora il pareggio, attenzione a Contarino, Troiano, Contarino, se ne va Contarino, tocco sotto, bella parata da parte di Cirilli, ancora Contarino, palo esterno. Troiano, il destro di Troiano e il pallone si infila sul palo del portiere. Cirilli in questo caso non è stato impeccabile e la formazione ospite trova il vantaggio a 5 minuti dal termine. Gestito malissimo questo possesso, Macheda, Macheda a destra verso Montenero, il destro di Montenero respinta di Fanesi, gara bellissima. Violetto prova a sfidare Contarino, se ne va Violetto con il destro, Violetto prova il diagonale del 5 pari, Violetto probabilmente all'ultimo sussulto. Da soli in questo tipo di contesto, Troiano, il destro di Troiano respinta poi Omar e finisce il match su quest'ultima azione da parte dell'FC Cisterna. Applausi da parte del numeroso pubblico, li meritano i protagonisti in campo. Finisce in parità 5-5, probabilmente il risultato più giusto tra United Aprilia e FC Cisterna. E dunque con queste immagini di saluti in mezzo al campo, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi e da Valerio Di Prospero, che ha effettuato le riprese televisive.